Buona e santa festa a tutti dell'Immacolata. E Maria entra pienamente in questo nostro percorso sul coraggio umano e cristiano che stiamo da alcuni giorni facendo insieme. Maria è stata ed è una donna e una madre coraggiosa. Maria è coraggiosa perché si è fidata di Dio. E ci vuole coraggio a fidarsi di Dio, a dire sì a un Dio che ha così proposto a questa ragazza semplice, giovanissima oltretutto, priva di esperienza, a dirle: guarda che tu sarai la madre dell'Emanuele, tu sarai la madre di Dio, la madre della Chiesa. E Maria dice sì. Non un sì perché lei veniva dalla sua illusione di avere tutta la forza, no. È un sì anche con degli interrogativi. E quando andiamo a vedere il dialogo tra l'angelo e Maria, ci sono degli interrogativi. Ma è un sì, e quindi un sì coraggioso, che le proviene dalla sua fiducia in Dio, dal fidarsi di Dio, dall'abbandonarsi di Dio. E il coraggio è stato, il coraggio umano e cristiano, è stata una caratteristica di Maria. Noi potremmo senz'altro, per esempio, aggiungere alle nostre litanie, chiedo scusa, Maria donna del coraggio, Maria madre del coraggio umano e cristiano. E di coraggio, come ho detto, ne ha avuto quel giorno a Nazareth. Ha avuto coraggio sfidando un po' tutti e recandosi dopo l'annunciazione dalla cugina Elisabetta, percorrendo a piedi un bel po' di chilometri, dove appunto è andato a riconoscere la grandezza che Dio ha operato in lei, ma anche nella cugina Elisabetta. Ha avuto coraggio nell'affrontare tutte le difficoltà, tutte le incomprensioni verso il figlio, sin da piccolo. Ha avuto il coraggio di scappare con Giuseppe in Egitto, ha avuto il coraggio di tornare. Maria ha avuto il coraggio di seguire il figlio Gesù, di guardarlo da lontano. Ha avuto il coraggio di serbare nel suo cuore tutto ciò che sapeva di questo figlio Gesù. Ha avuto il coraggio di accompagnarlo sulla via del Calvario, ha avuto il coraggio di stare sotto la croce, credendo che il figlio sarebbe risorto, di non abbandonare la croce, ha avuto il coraggio di accogliere il dono della maternità dell'uomo e della Chiesa che il figlio le ha fatto sul Calvario, ha avuto il coraggio di attendere il giorno della risurrezione, ha avuto il coraggio di restare nel cenacolo e di sostenere gli apostoli un po' disorientati. Un coraggio umano e un coraggio cristiano, cioè un coraggio che le veniva perché lei è donna coraggiosa in quanto donna colma di Spirito Santo. Ancora a tutti una santa festa, ma che sia una santa festa. E voglio chiudere oggi con un pensiero di Padre Pio, proprio sulla Madonna. Così facciamo festa alla nostra cara mamma. Padre Pio diceva: aumentiamo la nostra devozione verso la Madonna, onoriamola con vero amore filiale in tutti i modi, perché per Padre Pio, ricordiamolo sempre, la vera devozione è imitazione. Santa festa dell'Immacolata, e ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.